Dai, dai, vai, 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 no, no, prendi l'oggetto, vai, dai. Dai, Zach. Siamo in onda. Game over. No! Ciao ragazzi, qui è sempre il Radio da 44 dei Maltra in Sam con il computer museo dalla parte grafica, lo dice ancora. Ok ragazzi, l'ultima volta abbiamo parlato degli anime, animazione giapponese, ora parliamo dei videogiochi, i nostri migliori intrattenimenti di quando eravamo giovani, quando eravamo piccoli, ma anche adesso. Infatti io, adesso un anime fan, sono un fan di videogiochi, che mi classificherebbe anche come nerd, anche se mi sembra un po' strano, perché di solito quelli sul computer, io sulla PlayStation... Computer, non faccio nulla neanche su Steam, vabbè. Allora, non perdiamo altro tempo e diamo la parola al mio amico da Sì, allora, museo. Prima di iniziare a parlare dei nostri giochi della nostra era, che abbiamo anche qui nella sede nostra dove stiamo registrando in questo momento, parliamo un secondo della nascita dei primi videogiochi. Il primo videogioco nasce nel 1947, praticamente dopo la Seconda Guerra Mondiale. Infatti, questo gioco era proprio la simulazione di questa guerra, praticamente avevano creato un gioco più che altro simulazione. Il gioco era di regole era di molto semplice, infatti dovevamo solo bombardare la base nemica. Questo gioco in più era, come piattaforma, era basata su un monitor CRT e 8 valvole termoelettriche, e poi niente di più niente di meno. Comunque, cioè, agli inizi non è che c'era, si sa che i primi microcircuiti erano nati nel 1960, quindi ovviamente non potevamo pensare chissà che. Poi, ovviamente, andiamo un po' più avanti, molto più avanti. Vabbè, sì, poi dopo un po', dopo questo primo gioco, nel 1947, i videogiochi si sono evoluti per avere più intrattenitori, per essere più giocati, per essere più divertenti. Come, ad esempio, i videogiochi, se sì, li fai vedere, esatto. Allora, adesso abbiamo qui in sede diversi videogiochi. Allora, partiamo dal primo. Molti del nostro canale che ci seguono e sono già un po' più grandicelli conosceranno questo qua, l'Atari ST 1040 ST dell'Atari. Si sa che l'Atari ha creato molti videogiochi, ma alla base di tutto creavano questi PC che erano più che altro basati sulla musica. Infatti questo è stato il primo PC praticamente con l'entrata MIDI. Ciò vuol dire che potevamo collegare ad esempio il piano alle robe per creare suoni. Però era anche un ottimo piattaforma per il videogioco, perché sul lato nell'angolo troviamo questo qui, il buco. Ah! Ecco, praticamente questo qui serviva per inserire ad esempio le cartucce dei videogiochi, esempio per giocare, non so, ai videogiochi che c'erano in quell'era. Questo parliamo del 1978. Più avanti, quando sono nato anch'io, c'erano videogiochi tipo Nintendo 64, però in questo caso noi abbiamo questa console, Sega Mega Drive, a 16 bit. Praticamente erano gli anni 90, dovevate fare giochi come Sonic, sì, esatto, Sonic, Terminator, Golden Axe, che poi ho fatto tutte le recensioni anche perché avevo tutte le cartucce, appena ho avuto la nuova scheda video ero riuscito a fare qualche video. Infatti noi siamo nati negli anni 94, siamo entrati nel 94, non è che... Di video di console nuove, vabbè, io la mia prima è stata la PlayStation 2 quando ho avuto 10 anni, perché vabbè, però poi mi sono informato, ho scoperto un po' di robe, sapevo che ad esempio 10 anni prima che prendessi la PlayStation, oltre a giocare prima che uscisse la 2, c'era la PlayStation 1, c'era Nintendo 64, poi c'erano le console piccolissime, NES. E poi le console piccole, quelle portatili, il Game Boy Color, con i migliori videogiochi come Pokémon, fischia, sì, esatto. Tutti passavano le giornate così, mamma mia, erano cose terribili, questi nerd qua davvero ragazzi, all'inizio venivano anche un po', come si dice,
gli si dice quella parola lì? Sì, venivano anche presi in mira, anche un'emarginazione, perché cioè venivano viste come cose strane. Dice, questo qua sta dalla mattina alla sera in una stanza buia con la luce al massimo, e a volte al nerd ti costava tutta la verginità, diventavi un segaio della Madonna. Poi anche la vista, da 10 ti andava a meno 10, ti andava tutto il tempo così. Poi magari ti, per un po' ti viene il blocco ai pollici. No, no, davvero, andando veramente a attenzione, attenzione che giocare dove videogiochi, così muovi i pollici, ti viene il blocco qua alle braccia. No, ragazzi, non ci credete, ragazzi, è una cazzata, eh. Vabbè, vabbè. Ok, come stavamo dicendo, le console portatili come Game Boy Color, quello uscito nel 1996-98 per i videogiochi del Color, 98. Game Boy Color. L'unica di queste non è il primo video, non è la prima console, prima c'è stato il Game Boy in bianco e nero, poi è stata un po' di strada il Game Boy Color, che potevi cambiare, che ogni volta che si accendeva, te toccavi quei tasti, cambiavi sempre colore, me lo ricordo, io lo facevo sempre, a me piaceva moltissimo il nero brillante, mi piaceva troppo da morire, io facevo sempre così per indovinare. Ragazzi, adesso che l'ho notato, il suo uscirà trasparente praticamente. Cosa? È verde. Come il green screen. Ok, poi nel 2000 è uscito il Game Boy Advance, il primo Game Boy molto diverso dai suoi predecessori, perché i miglioramenti grafici, tecnici, ma anche dell'audio sono stati veramente fantastici, uno dei migliori giochi. No, fantastici, sono stati molto migliorati, sono davvero fantastici. Uno dei primi giochi che supporta il Game Boy Advance, Pokémon versione Rubino e Zaffiro, sono i primi giochi per Game Boy Advance. Veramente, ragazzi, miglioramenti grafici come le impronte sulla sabbia della spiaggia, la cena di un vulcano che cade, una caverna che viene coperta da nebbia. Poi l'alta qualità coinvolge anche la colonna sonora, che sfrutta perfettamente il sistema audio di questa console. Poi andando via dalla Nintendo, esatto, andiamo verso la Sony, perché queste console qua erano della Sony. Andiamo in un'altra casa videoludica. La Sony, partiamo... all'inizio avevo detto la PlayStation 1, la prima console. Bellissima, io non ce l'ho, però ho qualche gioco come Spyro Years of the Dragon, gioco bellissimo, ci gioco ancora. Poi la PlayStation 2 sarà la mia prima console, la PS3, però prima della PS3, tra PS2 e PS3 a meno che è stata creata questa, la PlayStation portatile, una console. La EMIL, questa è la FAT. Questa qua è una piccola PlayStation, certo, la puoi portare dovunque, giocare giochi per la PS, per la PlayStation portatile. Ecco, una cosa che mi fa incazzare di sta maledetta console è che alcuni dei giochi che avrei voluto giocare sono stati su questa console, non puoi giocarci, a meno che non sei stato fortunato e sono usciti i remake in HD per la PlayStation 3, come faccio un esempio, God of War, Ghost of Sparta o Chains of Olympus, avete presente che li ho fatti sul canale qualche mese fa, un anno fa, credo. Ma non è perché ho già giocato con la PSP, perché ho visto la rimasterizzazione sulla PS3, però non so perché quando hanno fatto la rimasterizzazione di Jack and Dexter non mi ha messo anche Dexter. Avrei voluto fare anche quel gameplay, ragazzi, mi dispiace. E poi anche Resistance Retribution, che parla dell'invasione chimera in Francia. Vabbè, lasciamo perdere. Sembra una valletta. Sì, vabbè, tira giù. Chi? Via. Ah, già, via. Ok, ragazzi, questo è il mondo dei videogiochi, un mondo bellissimo, un mondo che tutti vorrebbero fare. Purtroppo però, come anche negli anime, anche i videogiochi hanno avuto una decadenza. Esatto. A partire da cosa? A partire da tre elementi, a mio parere. Allora, prima di tutto, la grafica. Ecco, questa mi fa veramente incazzare, madonna. Trattenimi che sono ammazzo la telecamera. No. Oh, ragazzi, no, tutti si sono fissati con la grafica, con l'aspetto del videogioco. Io non so se ce l'avete in mente il termine giusto di videogioco, perché videogioco è un nome composto. Video e gioco. Video che è una cosa bella da vedere, gioco una cosa bella da giocare. Però tutti si sono fissati con questa grafica. E c'è gente che, no, sui forum, ragazzi, sui forum, scrivono queste cose qua. A me mi fanno veramente incazzare, eh. Non perché io sia uno che vuole sempre la grafica, io sono portato per i miglioramenti dei videogiochi. Però ogni volta che tutta la gente chiede di un nuovo gioco, com'è la grafica di quel gioco? Ma che cazzo? Cioè, chiedi come sono i personaggi, com'è la musica. Nei videogiochi bisogna migliorare tutto: personaggi, ambientazione, storia, armi, musica, grafica, anche quella, ma non solo quella, tutti si basano solo su quella. E c'è gente che fanno pure le differenze tra PS3 e Xbox 360. Guarda, sulla PS3 si vede meglio, guarda, sulla Xbox 360 si vede tutto squadrettato, si vede da schifo, orribile, meglio la PS3. Ma andate a fanculo. Poi ci litigano pure, litigano pure su chi ha la console migliore. Ma allora, ma voi che fate queste cose qua? Ma voi vi ritenete videogiocatori? No, siete una massa di pezzi di merda. E io mi vergogno di essere anche un videogiocatore. No, sul serio, eh.
Poi, secondo punto, una cosa. Allora, la gente, perché a mio parere la gente rompe sempre le balle sui videogiochi. Prima di tutto, la facilità. Apriamo un piccolo parentesi, la facilità. Tutti dicono sempre, quando un gioco è difficile, dicono questo gioco fa cagare. E allora hanno notato una cosa, che se vince, allora dicono, ah sì, vinco, è un gioco bello. Allora ragazzi, a parte nei giochi per la PS2, facciamo quelli della PS3. Quante volte siete morti in un gioco di quelle console? Quante? A parte la prima volta, quando iniziate per la prima volta un gioco, ma dopo che l'avete vinto la storia 2 o 3 volte, non morite più perché sapete ormai cosa succede. Cioè, faccio un esempio, Spyro Years of the Dragon. Se non sto attento muoio, ma non perché è difficile, ma non perché è coi 18 anni in su, è dai 3 anni in su, però perché? Perché è un gioco fatto bene. È un gioco fatto bene, ragazzi. Io continuo a giocarci, anche se c'è scritto 3 anni in su, ma non me ne frega niente. Ma perché ragazzi continuo a giocare coi giochi vecchi? Perché qualcosa nei videogiochi che stanno uscendo e che usciranno è morto, non c'è più nulla. C'è che ci faccia dire wow, è un videogioco. Perché ragazzi, a me dei videogiochi non me ne frega niente. Faccio un esempio, non me ne frega niente se un gioco costa 1000 euro, sì, non esageriamo. Facciamo un esempio, un gioco costa 200 euro, a me non me ne frega niente, ma se è un gioco bellissimo, io lo prendo, e figurati se lo prendo, aspetto anche un anno che abbassano il prezzo, cioè, per dire, abbassano il prezzo, sperando, ma se un gioco fa cagare, io dico, che cazzo lo prendo a fare? Cioè, in questo caso qui, cioè, dovrebbero legalizzare i pirati che scaricano i giochi da internet, perché sappiamo che metà dei nerd, invece di prendere i giochi spendendo una banconota da 50 e una da 20, preferisce scaricarselo da internet, ma lasciamo perdere, lì non c'è nulla di sbagliato. A parte per le case videoludiche, quelle vi fanno il culo così se vi beccano. Ok, poi il terzo... Parliamo un po'... No, stavo dicendo... Sì. Ho detto il secondo punto, la facilità... Prima di andare avanti, volevo parlare della grafica. Allora, fate conto che quando siamo nati noi... Sì, 94. Quando 94. Nel 98, già io ero un nerd della madonna con gli anni perché... già 4 anni tutte le ore sì, esatto, computer. Io ero già sul computer tra poco. No, adesso vi dico, adesso 94, 95, 96, 97... Si fa sbrigare. Sì, nel 2000 circa ho incominciato a usare il computer a 6 anni circa, 6 o 7. Vabbè, sì, normale. Cioè, a giocare ai 6 giochi nel cazzo. Sì, ecco. sì, vai avanti. E praticamente io mi ricordo le grafiche come era una volta e come adesso. Allora, una volta si sapeva... I videogiochi non è che sono come adesso, però la grafica ovviamente era compatibile con tutti i computer, anche quelli più lenti del mondo. Adesso io noto una cosa, una certa differenza. Va bene che la grafica sarà migliorata, ma avete notato, esempio, vi ricordate GTA 3? Che io non si ricorda, dai, il gioco GTA 3? GTA 3. Sì, sì, ecco, sì, mi ricordo. Mi ricordo che girava benissimo anche su un computer che avevo 512 MB di RAM, o con un computer che aveva 64 MB di RAM, mi ricordavo benissimo che girava, perché non faceva sul fattore CPU e cagate varie, ma prendeva, mi pare, qualcos'altro tipo scheda video roba del genere. Adesso mi ricordo, il GTA San Andreas che avevo comprato io ha incominciato, diciamo, si capisce un po' di più che lavorano più su altri fattori apposta per farti comprare nuova attrezzatura. Infatti avevo notato che io ho ancora in sede il computer originale che avevo io per la prima volta portatile. Mi ricordo che girava lentissimo. Per farlo funzionare sono dovuto andare a comprare un fisso che a quei tempi costava tipo 400-500 euro. Adesso è una checca perché ovviamente non ci gira neanche più GTA 4. Cioè alla fine ho dovuto sempre, quando ho dovuto prendere GTA 4 ho dovuto comprare anche Sony. E poi vabbè adesso non ci gioco neanche più. Quindi sì, comunque, nel senso, capite un po' voi, una volta si prendeva un computer che ti durava 10 anni, adesso ogni mese è già da buttare, praticamente. Sì, perché qua, i videogiochi sui PC, cosa è cambiata, cioè. I videogiochi sui PC è una cosa terribile, perché cioè io preferisco le console, ragazzi, ma non perché sul PC viene malissimo, è solo che ogni volta che esce un gioco nuovo devi sempre cambiare le componenti del computer e ti va via mezzo stipendio di papà, sì, porca esatto. Miseria. Vabbè, poi torniamo al terzo punto. Sì, terzo punto. Prima adesso si fissano tutti con la grafica. Nel terzo punto, invece, si basano tutti sulle console, ragazzi. Eh sì, ragazzi, non so perché. Ma tutti si fissano sul design, sulle prestazioni delle console. Ma ragazzi... Cioè, ma vi rendete conto? Cioè, quello che rende bello la console serve soltanto a permetterci di giocare ai videogiochi. Sono quella la parte più importante. La matrice sono quelli, non le console. La PlayStation 1, cioè, ma andava benissimo anche la 2. La 3, invece, ecco, una cosa che mi ha fatto incazzare dalla PS3 è che hanno tolto la memory card. Sì. Cioè, scusa, se perdo i dati, se perdo la Play, che cazzo faccio? Perdo tutti i miei salvataggi. Poi una cosa, ha trasformato... Perdere una Play, anche te.
Metti che mi entrano i ladri in casa e me la fregano. Cazzo, capito? Perché se entrano in casa ti prendono tutto, anche la memory card. Cioè, no, magari quella no. Cosa ne sai? Cosa se ne te la lascio con il biglietto. Scusa, non ti volevo rubare. Sì, perché può essere. Ecco, una cosa, mi è trasformato la PS3 in un computer. E sì, poi per cosa? Per far partire YouTube, internet, la televisione. No, scusa. Scusa un attimo, una cosa. Quelli che ha messo... ti fa vedere la televisione sulle console, ma la console per vederla dove la attacchi secondo te? No, ditemi voi dove l'attaccate la console? Sulla televisione, no, eh? No. Come no? E dove l'attaccate? Come la radio. Come la radio. Cazzo, che dici? Mamma, va. Cioè, cosa serve la televisione? A nulla. Cioè, io non lo so, questo mi sembra... cioè... cercano di rendere sempre più futuristici le console. Si basano su questo, sul design. Infatti le nuove console PS4, Xbox One, una sembra una barretta di cioccolato, il Kit Kat. L'altra invece sembra un decoder. No! appunto, guarda. Aspetta, scusa, ragazzi. Esco un secondo fuori inquadratura. Prendo la mia Xbox One. Ecco la mia Xbox One. Cazzo, ma vai, lei, ma vai, lei. Guarda, c'ha pure l'HDMI, hai visto che roba? Guarda, dov'è il mio fucile, cazzo, non ce l'ho la pistola, il fucile, non c'ho niente, mala, non sai, mannaggia, devo portarlo, sei andato nel tuo studio, ma porco Arceus, davvero ragazzi, rendono futuristici le cose, addirittura nell'Xbox One, l'Xbox One, comando vocale. Che cazzo serve? Xbox, suicidati. Xbox, va, buttati giù dal balcone. Sì, la parola d'ordine è Xbox One, vai a fare in culo, ma dai. E poi ti bloccano. Sì. Oh, madonna. Cioè, ragazzi, davvero, sono cose bestiali, Cioè, io non lo so, perché stanno rovinando questo mondo? Già hanno rovinato quello degli anime giapponesi. Adesso le case videoludiche come la Sony, la Microsoft, la Nintendo... cioè, stanno rovinando... cioè, non ha nulla di inventiva, nulla di che. Sì, adesso la gente... cioè, anch'io... Giocano sempre con i giochi vecchi, perché non c'è nulla di nuovo nelle console nuove. Adesso mi chiedo un'altra cosa. Allora, vi ricordate le vecchie PlayStation? Va bene, la memory card, quella che dicevi prima. Ti davano 2 megabyte di memoria. Beh, ok, sufficienti per almeno 12... però erano 2 megabyte, giusto? Però 12 videogiochi, porca miseria. Ok. Prendi oggi le nuove console, ok? Preparatevi, L'hard disk di quant'è che è dentro? 250, giusto? La mia PlayStation 3 ha 250 giga di memoria. Praticamente, i 200 giga sono utilizzati per altre cose, e non dire di no. 30 giga sono usati per il sistema operativo, più o meno. 20 giga, quelli che vi rimangono, mette dentro un gioco, basta, avete finito la memoria. Direi no, è vero. No, non è proprio così. Sì, però... vabbè, per più o meno è così, perché alla fine hai 250 giga, che per la verità 230 gigabyte sono occupati. Altre cazzate, allora che cazzo mi metti dentro? Se le installo, se non le installo no, perché sai la gente... Che poi anche l'utilità dei 12 giga che vi danno in memoria base della PlayStation 3, non mi ricordo se era 3 o quella nuova. Quella nuova, la 4. No, la 3, la 3 nuova, quella slim. La 3 nuova slim, ma quante cazzo di slim state facendo? Tra poco diventa slim ultra piat, perché... No, per la PS2 andava bene la slim, perché mi ricordo che io avevo preso la mia prima PlayStation 2, era una roba enorme. No, io intendo la PlayStation 3, continua a rifare gli stessi modelli, slim. Piat chiamala a questo punto. Sì, questo è vero. Continuate a dire slim, tra poco mi si dimagrisce, muore lì. Sì, è vero, la PlayStation 3 avevano fatto soltanto due modelli, quello grande originale e poi la slim, ma PlayStation 3 ne ha fatti 10.000 di modelli. Esatto. Sì. Slim black, white. Poi una cosa che mi ha fatto incazzare della PS3 che non potevi usare i giochi per la PS1 su di essa, solo le prime potevano farlo, poi questa cosa qua l'hanno tolta, bastardi. Bastardi davvero, perché la mio parere è la migliore, cioè, la PS2. Perché sulla PS2 posso usare anche quelle della PS1 no, sopra. Aspetta, questo no, perché se no non va bene. Cioè, a questo punto è meglio sto qua, che ha più memoria sto coso che altro, cioè, sì. Sinceramente. Cioè, perché ragazzi, io vi dico una cosa, allora, ormai con questo video abbiamo finito, ma vi dico soltanto una cosa, ragazzi. Rendere futuristiche le console non è una bella cosa, ve lo dico subito. Cioè, va bene che mi mettete tutti i programmi possibili di internet, mettete Messenger, mettete Facebook, mettete YouTube, Skype, eccetera, eccetera.
ma alla fine quello che, se quello che devono fare le console è far partire i giochi. Ma poi dico la televisione, la musica, sì, la musica, serve? La musica, questa cosa qua, far partire la musica e i film, questa cosa qua, le PlayStation lo facevano già la PS1. Ragazzi, io vi dico soltanto questo, state attenti, perché sono soldi buttati via. E una cosa, io sono stanco di queste cose qua. Ah, poi un'ottima cosa, mi devo riferire ai videogiocatori, anzi a quelli che si credono videogiocatori. Faccio un esempio, sapete che qualche mese fa c'è stato il Games Week a Milano? Che siamo andati anche noi a vedere questi video. E che io ho trovato una cosa, anche uno. Una cosa che mi ha fatto incazzare da morire è questo. Allora, avete presente il youtuber Dread? Il romano di Roma, quello che fa i gameplay su COD, eccetera. Ecco, lui andava in giro con le guardie del corpo perché la gente voleva saltargli addosso. Correvano come dei matti. Oh, Dread, Dread! Ma che cazzo fate? Ma fosse chissà chi, è soltanto un gameplayer. A me mi è passato davanti, l'ho soltanto salutato. Ciao Dread, come stai? Basta, cioè non è che gli sono stato addosso. Bella, hanno riempito di botte lui perché ha detto mamma mia, ma la gente che si ammazzava. Ma poi per chi? Io invece ho conosciuto Gian Andrea. Cioè, persona normale, cioè. Cioè, Gian Andrea, ciao, di ora dobbiamo stronzare. Di ora dobbiamo stronzate, cioè. L'abbiamo salutato, ho fatto pure le foto video, siamo messi anche a scherzare, addirittura gli ho fatto fare pure una figura di merda, mi sbaglio, perché non sapeva che stavo facendo il video e postava foto. Ah, cioè, beh, noi abbiamo fatto la sua parte. Che alla fine abbiamo sbagliato. Ciao Gian Andrea, ti saluto di Malta in sé. E cioè, capite un po' voi, cioè, lui sinceramente era una persona, sì, davvero, veramente, cioè, le persone, sì. Le cose che mi hanno fatto già il coglione è che c'era la gente che si credeva chissà chi solo perché ha milioni e milioni di iscritti. No, ma no, non io intendo, sì, gli sdrogo, no, quelli, no, che c'erano gli sdrogo e Dread, ma io intendo, sì, loro non facevano nulla di male, erano stati chiamati, sì, perché per fare un po' di pubblicità, sì, però i fan si ammazzavano. Sì, appunto, è una persona. Cioè, ma poi anche per i videogiochi. Capivo se era il papo, oh, ma... Senti questa, dove c'era Me la godo, non me la, proprio quelli di Me la godo, ma dove c'era un reparto della Me la godo al Games Week, c'era gente riunita, io sono andato a vedere, c'era gente che si spintonava, si tirava le gomitate, i pugni, per cosa? Perché lanciavano i gadget e i videogiochi gratis. Allora, capisco che così non spendi 70 euro, ma non puoi tirare le gomitate in faccia alla gente, ma sì, che uno la... ma siete normali? Sì, che poi c'era stato che uno, mi pare che è stato anche portato via in ambulanza, perché gli avevano devastato il qua, tutto il male. Ma oh ragazzi, ma voi non siete videogiocatori, siete i lurdi figli. Non ti ricordi che sono entrati anche dentro con l'ambulanza? Sì, me lo ricordo, infatti cosa ci fa con l'ambulanza, perché avevo portato via la barella. No, ma davvero, fammelo dire. Ragazzi, ma voi non siete videogiocatori, siete dei lurdi pezzi di merda. Mi vergogno di essere un fan di videogiocatori, vergognatevi. Davvero. Anche mio fratello, uno stronzo, gli ha messo le mani addosso perché lui si era messo lì per prendere i gadget. Voleva provare a prendere qualcuno a volo, sai, per divertirsi un po', visto che eravamo lì solo per un giorno. Uno stronzo l'ha afferrato, gli ha graffiato il braccio. Brutto stronzo, guarda, te lo dico, non ti conosco, altrimenti ti riempirei di cazzotti, guarda, maledetto. Bene ragazzi, scusate l'imprevisto, ma è saltata in tutto il quartiere la corrente, eravamo rimasti completamente al buio. Poi nel backstage vedrete tutto al completo. Bene, intanto continuiamo, dove che eravamo rimasti? No, noi abbiamo finito, mi sa. Sì, stavo dicendo, pezzo di merda, se te metti ancora, se giuro che non ti conosco, ma se ti avrei visto ti avrei fatto una faccia nera, te lo giuro. Quindi ragazzi, anche per la storia degli anime, non prendete i videogiochi come una passione malata, prendetela come una passione perché è veramente bella, è bellissima, dai, per favore. Ok ragazzi, speriamo che non salti la corrente mentre faccio i saluti, nel caso contrario c'ho qua la lucetta. Ok, ci vediamo al prossimo video, vediamo cosa faremo noi due, chissà quali altre boiate creeremo. Allora, da Dada 54, di Maltra in Sam, e dalla Computer Museo è tutto, ciao! Ciao!